poi ogni anno comincia anche questa ricerca dei valori. Viene fatta questa ricerca dei valori e si scopre presto che questi valori non possono essere spediti, non si possono comprare con la carta di credito, con i soldi, non cadono dal cielo come i coriandoli, non ce le regala nessuno. Quindi non le posso comprare, non le posso trovare fuori. Ecco, questa è una cosa importante. Quindi bisogna andare alla ricerca di questi valori che ci sono già e che sono dentro. Tutti i semi sono buoni. Tutti i semi sono buoni. Questa è la nostra filosofia. Vuol dire che noi non abbiamo pregiudizi, lo possiamo dire così, dicendo che tutti i semi sono buoni. Quest'anno mi piacerebbe con te vedere la differenza che c'è tra lavorare con la fiducia o senza la fiducia. Purtroppo non c'è la possibilità di vederle separatamente queste due cose perché avvengono nello stesso momento. Ci sono persone che ti danno fiducia, ci sono persone che non ti danno fiducia. Però questo per noi non è un problema, perché noi stiamo lavorando con dei bambini, noi stiamo lavorando con loro e io non vedo veramente nessuna difficoltà a dare fiducia ai bambini. Quindi io la prima cosa che faccio è do fiducia a loro, perché se la meritano tutta. E poi cerco la loro fiducia. Lo sai, un'altra cosa importante è questa. Quando siamo al campo con loro, non possiamo dimenticarci che stiamo facendo dei ricordi con loro. Noi non possiamo dimenticarcelo. Noi dobbiamo fare delle belle registrazioni, noi dobbiamo creare dei bei ricordi con loro, perché poi dopo quei ricordi li avranno dentro e quando vorranno cercare, li avranno dentro. Ma ad esempio quest'anno mi piacerebbe farti vedere una cosa. Per me è curiosa, succede ogni anno un po', si fanno gli incontri, le riunioni prima di iniziare, l'ho visto fare a tanti e l'ho visto dire insomma a tanti che bisogna mettersi all'altezza del bambino. A me ha sempre colpito questa frase perché la trovo molto vera, bisogna mettersi all'altezza del bambino, è vero. Allo stesso tempo io non credo nemmeno che basti mettersi in ginocchio accanto a un bambino per mettersi alla sua altezza. Io trovo che mettersi all'altezza di un bambino sia uno dei più grandi doni che si possa ricevere dai bambini. Perché per mettersi all'altezza dei bambini bisogna chiedere il permesso ai bambini. Per me lavorare con i bambini vuol dire chiudere una sfera dove siamo soltanto noi e loro. Io quando vado al lavoro con loro non riesco assolutamente a vedere quello che c'è fuori da questa sfera.